Ciao bambini, oggi volevo raccontarvi la storia di tre miei amici. Avete voglia di ascoltarla? Si intitola I tre piccoli gufi di Martin Waddell e Patrick Benson, Mondadori Edizioni. Buon ascolto, ciao! C'erano una volta tre piccoli gufi, Sara, Bruno e Tobia. Vivevano in un buco dentro il tronco di un albero con mamma gufa. Nel buco c'erano rametti e foglie e morbide piume. Quella era la loro casa. Una notte si svegliarono e mamma gufa non c'era più. «Dov'è la mamma?» chiese Sara. «Oh, perbacco!» disse Bruno. «Voglio la mamma!» disse Tobia. I piccoli gufi si misero a pensare. Tutti i gufi pensano molto. «Io penso che sia andata a caccia!» disse Sara. «Per procurarci il cibo?» disse Bruno. Voglio la mamma, disse Tobia. Ma mamma gufa non tornava. I piccoli gufi uscirono dal nido e si sistemarono sull'albero ad aspettare. Sara sul ramo grosso, Bruno sul ramo piccolo e Tobia su un tralcio d'edera. «Tornerà!» disse Sara. «Tornerà presto!» disse Bruno. «Voglio la mamma!» disse Tobia. Era buio nel bosco e dovevano farsi coraggio perché tutto si muoveva intorno a loro. «Ci porterà dei topolini e altre cose buone!» disse Sara. «Di sicuro!» disse Bruno. «Voglio la mamma!» disse Tobia. Stavano lì e pensavano. Tutti i gufi pensano molto. «Penso che dovremmo sistemarci tutti sul mio ramo!» disse Sara. E così fecero, ed eccoli insieme, tutti vicini. «Forse si è persa!» disse Sara. «O l'ha presa la volpe!» disse Bruno. «Voglio la mamma!» disse Tobia. E i piccoli gufi chiusero gli occhi e desiderarono che mamma gufa tornasse a casa. E lei tornò! Soffice e silenziosa scivolò tra gli alberi verso Sara, Bruno e Tobia. Gridarono i piccoli gufi e svolazzavano e ballavano e saltellavano sopra il ramo. «Perché vi agitate tanto?» disse mamma gufa. «Lo sapevate che sarei tornata!» I piccoli gufi ci pensarono. Tutti i gufi pensano molto. «Io lo sapevo!» disse Sara. «Anch'io lo sapevo!» disse Bruno. E Tobia disse: «Io voglio bene alla mia mamma!» Fine della storia. Ciao bambini, vi è piaciuta la storia dei miei amici gufi? A me sì, tantissimo! Anche a me! E mi è venuta voglia di costruire insieme a voi un gufetto bianco proprio come Sara, Bruno e Tobia. Avete voglia di farlo insieme a me? Pronti che vi diciamo l'occorrente?
Per fare il nostro gufetto bianco ci serve un rotolino di carta igienica, della carta igienica, una forbice, un pezzettino di carta gialla e un pezzettino di carta marrone. Se non avete già colorata, non importa, basta un pezzettino di carta bianca e voi la colorate. Un pennarello e la colla. Il risultato sarà... Eccolo qui, il nostro gufetto. Chi è secondo voi? È Sara, Tobia o Bruno? Decidetelo voi. Pronti che iniziamo. Rotolino di carta igienica. Prendiamo della carta igienica e la strappiamo a pezzetti. Io ne ho già qua tantissima strappata. E una volta che abbiamo strappato dei bei pezzetti, mettiamo un po' di colla. La mettiamo sul rotolino e attacchiamo dei pezzetti di carta igienica fino a coprire tutto il rotolino. Li lasciamo così, senza schiacciarli troppo, un po' leggeri. Così fa proprio l'effetto della piuma. E dobbiamo coprire tutto il rotolino. Mettiamo per bene la colla dappertutto. Ecco qua, prendiamo un altro ciuffetto e copriamo per bene il nostro rotolino di carta igienica. Quasi fatto. Quasi, ecco. Fatto. Perfetto. Le nostre piume ci sono. Adesso ci servono le zampette e gli occhietti. Io li ho disegnati nel foglio. Adesso disegniamo anche la pupilla. E poi con la forbice li ritagliamo. Pronti qua. Allora prendiamo la colla, prendiamo l'occhietto, mettiamo la colla sull'occhietto e zacchete, primo occhietto. Secondo occhietto, zacchete. E poi prendiamo il becco, mettiamo un po' di colla solo sopra. E infine le zampine. Le mettiamo la colla solo sulla parte dove c'è una lineetta solo. E la attacchiamo dietro, così. Una zampina. Seconda zampina. Adesso ci mancano le ali. Prendiamo un altro pezzettino di carta igienica, questa volta lo teniamo più grande. Ok, strappiamo a metà, ancora a metà, e facciamo l'ala del nostro gufetto. Un'ala. Ecco qua. E un'altra aletta. Adesso il nostro gufetto è proprio pronto per volare! Ciao bambini, buon divertimento!